fare il secondo round. Il tuo maiale sa che lo mangerei. Bella mira, Tex! È un sollievo trovare qualcuno così capace ogni tanto! E mi vengano a mangiare gli orsi se non hai una mira da cecchino! E guarda qua cosa ho recuperato solo per te! Sali su quel silo, ricordati di pulirti gli stivali! E sarai più in alto e in una posizione più comoda! Manderò su dei palloni con dei caschi attaccati come bersagli! Non hai idea di cosa ho dovuto fare per avere l'elio! Colpisci i palloncini mentre salgono e fammi vedere di cosa sei capace! Finora sono l'unica a essere riuscita a beccarli tutti! Per liberare gli altri! Con un piccolo scoppio! Boom! Proprio in mezzo alla fascia! Avevo previsto!
Hai una scintilla speciale, mi piaci. Anche meglio del previsto, eh? E quando le scintille sono troppe, cominciano gli incendi. Proviamo con qualcosa di più stuzzicante. Dopotutto, palloncini e caschi non rispondono al fuoco, no? Prova a mettere questo. Male, giovane! È gente come te che mi fa ancora credere nel futuro e quella roba lì. Ammiro chi riesce a improvvisare nei momenti di difficoltà. Ma così è una passeggiata. I bersagli non si muovono e sono facili facili. I bersagli mobili, invece, chiassosi, maleducati, violenti! Luridi vandali! Quelli sì che sono bersagli! Tu sei in gamba, veloce e hai un occhio precisissimo. Non è facile trovare una simile combinazione quando si è così giovani. O almeno, di gente simile ne vedo sempre meno. Tutti hanno bisogno di qualcuno che gli stia a fianco. Persino io ogni tanto. Raramente. Considerami parte della famiglia. Mi prenderò cura di te, giovane. Potrei recuperare qualche pelle di guerriero della strada. Ci sto facendo una coperta. Magari è vero, o magari no.